trattativa governo ArcelorMittal. È evidente, c'è poco da fare da dire, che il governo sembra quasi, come dire, genuflesso davanti ad ArcelorMittal. Scudo penale, 2500 esuberi, ora si parla anche di rallentamento dell'azione giudiziaria. E a questo punto che risposte lei da tarantino si sente di dare a Taranto? Lei e il suo movimento parlaste prima di chiusura delle fonti, prima di chiusura dell'Ilva, poi chiusura progressiva delle fonti inquinanti, ora invece si è in ginocchio davanti ad ArcelorMittal e si dice accettiamo tutte le tue condizioni purché tu non te ne vai. Allora, diciamo che in parte non sono d'accordo con la sua prospettiva, noi chiaramente non siamo in ginocchio alla multinazionale, abbiamo mostrato anche noi i nostri muscoli, perché nel momento in cui Mittal ha il 4 novembre ha mandato quella comunicazione di recesso dal contratto, il governo ha mostrato i suoi muscoli e l'ha mostrato non solo sul piano giuridico ma anche nella trattativa. Mi perdoni però, mostrare i muscoli e poi dire ok allo scudo penale, ok agli esuberi, ok al rallentamento dell'azione giudiziaria, ok ai lavori relativi ad AFO qua, ad AFO 2 che slitterebbero di un anno, e a questo punto significa, come dire, far sì che ArcelorMittal tenersi buono ArcelorMittal. Allora, il problema è che innanzitutto non ci sono stati questi ok. Ci saranno a brevissimo. Il tempo è galantuomo. No, non lo sappiamo. Se... Vabbè, non... Siamo lì per lì, non è inutile diciamo nasconderci. Che, diciamo che di fronte ad una questione giuridica non solo civilistica, ma ahimè c'è anche una questione penale che va al di là di una possibile trattativa. Siamo in una fase di una trattativa, quindi ok non ce ne sono stati, c'è stato semplicemente un'apertura di una trattativa, però questa trattativa innanzitutto deve essere uno, sostenuta ed avallata da un piano industriale che sia sostenibile. Noi adesso siamo vigili innanzitutto nel comprendere se ci sono le condizioni di una sostenibilità, soprattutto economica, affiancata però non solo a una sostenibilità economica appunto e basta, ma noi abbiamo richiesto a Mittal uno sforzo laddove è possibile legato a ad un nuovo modello di produzione che sia innanzitutto proiettato, ma non proiettato in una prospettiva a medio e lungo termine, ma proiettato nell'immediatezza nel cambiare il modello produttivo. Nell'incontro tra governo ed ArcelorMittal si è parlato dell'impegno di ArcelorMittal in ambito di ambientalizzazione, in ambito di sicurezza sul lavoro. In un anno ArcelorMittal non ha fatto nulla, ha preso per i fondelli governo e città. La fabbrica sta crollando a pezzi, i morti in fabbrica ci sono e l'inquinamento galoppa. Quindi a questo punto che credibilità c'ha ArcelorMittal? Zero. Allora, al momento, diciamo, come le abbiamo detto, ci sono una serie di inadempienze che sono anche all'attenzione delle due procure e quindi ben vengano le indagini penali, perché faranno luce su queste prospettive, cioè su tutta una serie di impegni ambientali e di bonifiche che, a quanto pare, se la magistratura le accerterà, ci saranno una serie di problematiche anche conseguenti. È chiaro che la credibilità del gruppo Mittal oggi è ai minimi storici, anche perché ha preso degli impegni. E allora perché dargli altro credito? Chiudere e basta. Il problema è ci sono tre partite: la partita governativa, la partita del nostro territorio che dobbiamo comunque difendere, tutte le stanze che vengono da tutte le parti del nostro territorio, e poi c'è una dura battaglia giuridica. Chiudere Ilva, chiudere ArcelorMittal sembra una follia, ma non lo è assolutamente, perché si potrebbero reimpiegare i lavoratori, gli operai, nella chiusura, quindi nello smantellamento, nella bonifica e nella riconversione. Perché fa paura anche al governo da voi retto la parola chiusura, senza se e senza ma? Alla fine si tiene in piedi Ilva ArcelorMittal come hanno fatto i governi precedenti. Dov'è la svolta? Dov'è la differenza? Io non la trovo. Allora, il problema è laddove noi purtroppo... Considerando che ArcelorMittal ha dichiarato che ogni giorno perde 2 milioni di euro, allora io tengo in piedi una fabbrica che perde 2 milioni di euro, che uccide, che ci sta a fare?
Allora, è chiaro che manca la sostenibilità economica, quindi nessun imprenditore diciamo manterrà quella fabbrica se non c'è la sostenibilità. Quindi perché lo Stato non la chiude? Allora, è chiaro che lo Stato, in senso Stato, non la può chiudere, non può fare un intervento, diciamo... Ci sono gli estremi... È chiaro che questi estremi, laddove ci sono, se ci sono estremi sul piano ambientale... L'AIA non viene rispettata. Sono organi, altri organi che devono attestare questo... Ma gli organi lo attestano questo, però ArcelorMittal passa, la fa franca, passa impunita. Cioè, però gli organi, se lei mi dice gli organi ufficiali... L'ARPA? Appunto l'ARPA dovrebbe a questo punto... E li ha forniti i dati. E li ha forniti a questo punto, però ci sono degli organi enti locali, così come è avvenuto in altre parti, che dovrebbero prendere... Sottosegretario, però parliamoci chiaramente, in campagna elettorale voi non dicevate questo, voi urlavate chiusura, ora la frittata si è ribaltata. Allora, se parliamo del passato, a me personalmente io non ho mai parlato di chiusura. Lei non ha mai parlato di chiusura. Allora, personalmente quello che oggi noi prendiamo atto è che la fabbrica, vista su un piano diciamo, economico, si sta spegnendo. È come se fosse diciamo, una sigaretta che il mercato la sta consumando. E il governo fa l'accanimento terapeutico per tenerla in vita? Il governo assolutamente non farà questo accanimento terapeutico, anche perché il governo e io in prima persona, noi non stiamo pensando alla fabbrica appunto, il paradigma è cambiato, perché? Perché in tutti questi 20 anni, che c'è quel problema diciamo economico, sociale e ambientale, è stato associato un paradigma a Taranto, economia, aspetti sociali legati alla fabbrica. Oggi, faccio finire, prego, prego. Ho fatto una domanda. Per carità, prego, prego. Oggi il paradigma che questo governo sta portando avanti e io in prima persona sto portando avanti è sì, di guardare la fabbrica e gli sviluppi della fabbrica, però noi stiamo associando al problema fabbrica un cantiere, cioè cantiere significa che noi stiamo pensando già a costruire, ma non costruire con un piano, perché i piani sono piani che poi rimangono molto spesso sulla carta. Noi stiamo costruendo degli interventi che dal 1° gennaio ci saranno degli interventi immediati che ci permetteranno di risolvere il problema dei livelli occupazionali. Si parla solo di, purtroppo tutti i media, il governo pensa alla tutela dell'occupazione ed è giusto per l'amor del cielo, però purtroppo la difesa della vita passa in secondo piano, cioè c'è un'incidenza tumorale di morte, di mortalità infantile paurosa del più 21%, si pensa a salvaguardare il lavoro e va salvaguardato, nessuno sta dicendo che bisogna rimanere, morire di fame, ma si muore di cancro e se io devo scegliere tra morire di fame e morire di cancro io preferisco morire di fame. Il discorso è che oggi noi qualsiasi piano industriale che andremo a valutare, se non c'è questo connubio tra il diritto al lavoro e il diritto alla salute, noi non accetteremo. Dicevano tutti i governi hanno detto la stessa cosa, tutti. Noi diciamo andiamo per la nostra la solita strada. Musica e a Taranto si muore come Moscerini. Però io in questo momento l'invito che faccio anche a lei ma a tutti quanti è quello oggi di mettere un punto a tutto quello che è stato il passato. Oggi dobbiamo costruire... Sono d'accordo, a condizione che il presente non sia identico al passato e lo è invece. Costruire un'alternativa, tante alternative, non possiamo dire sì o no a tutte le alternative possibili, però non possiamo più accettare in maniera non razionale, non condivisa le proposte che verranno da Mittal o da chiunque esso sia, perché come ha detto lei il diritto alla salute è un diritto sacrosanto e soprattutto per noi che viviamo qui non possiamo farci mettere il cappello da nessuno. Grazie per la disponibilità.